babysitter. E parliamo di un altro matrimonio, del tipico matrimonio indiano, sfarzo, abbondanza, colori, esagerazione. Famiglie pronte a indebitarsi per la vita, ma la crisi economica avanza. La corrispondente Giovanna Botteri. È l'evento più celebrato da Bollywood. Con il suo sfarzo, la ricchezza esagerata dei colori, delle sete, l'oro e i balli sfrenati. Il matrimonio indiano è un rituale sontuoso, con migliaia di invitati, complicatissimi preparativi e festeggiamenti lunghi una settimana. Un sogno ormai impossibile per le promesse spose indiane che si avvicinano a Wedding Asia, il tempio del matrimonio, il meglio del mercato nel cuore di Bombay, con un occhio ai meravigliosi abiti e l'altro al cartellino del prezzo. Perché la crisi economica che attanaglia la quinta economia mondiale non risparmia nemmeno la sua celebrazione più simbolica. Prima i matrimoni duravano una settimana, si lamenta Vishal, adesso solo un giorno. Manvita si prova una lehenga, una sopragonna, sotto l'occhio attento della madre, che fotografa ogni modello da mostrare ai parenti. Gli affari vanno a rilento, per la mia famiglia, per quella del mio futuro sposo, per tutti, dice. Davanti allo specchio, Palak controlla come le sta lo scialle rosso. Dobbiamo controllare il prezzo di tutto, confessa, e ridurre anche gli ospiti. La recessione incombe, bisognerà rinunciare a gran parte dei gioielli e alle stoffe più preziose. Ma il grande ballo finale, quello no, non c'è crisi che possa fermarlo. Vivere la neve oltre lo sci in modo diverso a Ponte di Legno in Lombardia, in slitta, trainati dai cani husky. Inviato Massimo Mignanelli.